Questa sera è in atto la manifestazione che era stata programmata, come potete vedere sono schierate le forze dell'ordine, sono presenti cittadini veramente in maniera numerosa e consistente. Siamo in compagnia del consigliere della quarta municipalità, Mario Maggio, al quale immediatamente chiediamo. Maggio, ieri è stata fatta un'assemblea, non era un consiglio, dove l'amministrazione è risultata essere muta, sorda e assente? Allora, buonasera a tutti i telespettatori. Innanzitutto io direi che è stata incapace, perché nel momento in cui non si configura un consiglio dinanzi a una problematica seria e atavica come quella che attanaglia la sicurezza dei residenti e dei cittadini del Vasto, ritengo che sia un forte cenno di debolezza, ma non è questo, penso, l'argomento più interessante da poter denunciare. Noi denunciamo semplicemente un lassismo, un'incapacità da parte innanzitutto dell'amministrazione, che è stata, diciamo così, troppo permissiva nei confronti di questi signori, e delle prefetture, della prefettura in particolare, del prefetto, che ha concentrato l'80% dei CAS in un fazzoletto di territorio già, insomma, con delle peculiarità, e ha causato questo. Diciamocela tutta, la situazione è sfuggita di mano, però sinceramente penso che se qualcuno si deve schierare da parte dei napoletani, da parte dei residenti del Vasto, e oggi, voglio dire, stiamo dando una risposta all'ennesima manifestazione civile di grido di aiuto e di ricorrere ai ripari nei confronti di chi dovrebbe risolvere questa situazione, quindi prefettura, questura e sindaco di Napoli. Ma noi riteniamo che ci sia fatto un grande errore all'epoca, sia dalle istituzioni sia dai privati, nel permettere una concentrazione altissima all'interno del Vasto di centri per gli immigrati. Questo ha creato una sorta di ghetto, creando un problema serio anche alle forze dell'ordine. Adesso non c'è alternativa che un presidio e l'allontanamento coatto di tutti quelli che sono illegali, perché io sono assolutamente convinto che c'è una tolleranza di fondo e una volontà di stare assieme da parte della stragrande maggioranza dei cittadini. Bene. Ma che quello che sta succedendo è che diventa intollerabile, perché io sono stato anche di notte e così via, innanzitutto mercati abusivi ovunque, e poi questo continuo elementi di aggressioni tra di loro, che con il rischio poi di esplodere anche con la cittadinanza, come è già successo alcune volte. Ed eccoci qua con il presidente della quarta municipalità. Presidente, ieri lei in una riunione del consiglio, che consiglio non era, un incontro con la cittadinanza, era un'assemblea pubblica, ha alzato bandiera bianca sostanzialmente? No, non abbiamo alzato bandiera bianca. La municipalità sta portando avanti un lavoro che prima non era mai stato fatto, anche sui temi dell'ordine pubblico e della sicurezza. Lo sta facendo mettendoci la faccia, lo sta facendo sapendo che la sicurezza non è una competenza delle municipalità, ma lo sta facendo alzando la voce verso il prefetto e verso il questore. Perché chi ci ha trascinato in questa situazione, decidendo di concentrare il 70% dei centri di accoglienza nella quarta municipalità, ci deve tirare fuori da questa situazione. Per questo motivo la municipalità alza la voce, l'alza col prefetto e col questore, l'alza anche con il sindaco, affinché batti pugni sul tavolo del prefetto per chiedere di garantire la sicurezza e l'incolumità dei nostri concittadini. Quindi la municipalità non alza bandiera bianca, ma è sul pezzo, è in mezzo alla strada e tra la gente, perché dobbiamo portare la solidarietà e la vicinanza della municipalità ai cittadini, ma al tempo stesso la municipalità, anche non avendo competenze sull'ordine pubblico, si prende sempre le sue responsabilità e ci mette la faccia. Quali strumenti avete come municipalità per fare fronte perlomeno a quella che potrebbe essere l'ordinaria amministrazione della gestione di questo disastro sociale? Allora, sull'ordinaria amministrazione la quarta municipalità, e bisogna dare atto anche assieme all'assessore Clemente, sta implementando in modo notevole la presenza dei vigili urbani in questa zona. È l'unica divisa che ad oggi vediamo in modo costante e quotidiano, è quella dei vigili urbani su via Firenze e sulle strade limitrofe. La municipalità alza la voce col prefetto e col questore. Certo, in tema di ordine pubblico, l'ho detto prima, non è che noi disponiamo delle forze dell'ordine, però ci mettiamo la faccia, siamo vicini e siamo convinti che l'unità, oltre al di là delle appartenenze politiche, al di là delle possibili strumentalizzazioni che non ci appartengono,
Noi siamo qui per portare vicinanza e solidarietà ai cittadini e siamo convinti che con l'unità di tutti riusciremo a vincere questa battaglia difficile. Questa sera abbiamo innanzitutto un solo coro, un solo slogan. Siamo ancora qui, nessuno ci fermerà, abbiamo un sogno nel cuore, un quartiere migliore, e sarà una marcia, l'ennesima, perché questa è la terza, e chiediamo sempre al sindaco e al prefetto di sostenere i nostri pensieri, il nostro disagio, e di aiutarci. Lo chiediamo per l'ennesima volta, dopo non lo chiederemo più, non è una minaccia, ma seriamente siamo stanchi adesso. Sì, il problema è proprio questo, è la sopravvivenza, degrado urbano, sporcizia, questioni di igiene, non solo perché la merce che queste persone spacciano, diciamo, è presa dalla spazzatura e poi lasciata quella invenduta in strada, e quindi resta anche spesso fino al giorno dopo quando non viene eseguita bene la raccolta. Ma poi logicamente queste persone che bivaccano per ore e ore si ubriacano, fanno i loro bisogni a cielo aperto, mangiano. Quindi anche questioni di, oltre che igienico-sanitaria, anche di sicurezza. Fondamentalmente pensando che andiamo incontro all'estate,